All'interno del progetto URBACT Active Citizens del Comune di Cento, una delle tre azioni sperimentali ha lavorato sulla co-creazione insieme ai cittadini di soluzioni per la città. L'Urban Local Group ha lavorato alla definizione di una visione comune, immaginando delle proposte da realizzare per rispondere alla sfida posta dal progetto. Una delle proposte emerse dal gruppo riguardava la piantumazione comune di alberi nel territorio di Cento, a partire da un patto di collaborazione sottoscritto con l'amministrazione comunale. Hanno collaborato a questa azione l'Associazione Resistenza Terra, Alveare di Cento, la Partecipanza Agraria e tutte le consulte civiche di Cento. Hanno seguito l'azione l'assessore Vito Salatiello, Alessandro Breviglieri dell'Ufficio Ambiente, Stefania Sabadin e Andrea Curella dell'Ufficio Tecnico, Erika Bergamini dell'Ufficio Comunicazione e Anelita Tassinari dell'Ufficio Cultura, che ha coordinato l'azione. Alessandro Soriani dell'Associazione Bangerang ha mediato il gruppo di lavoro. I volontari che si sono occupati di questa azione hanno collaborato per definire gli spazi ideali in cui piantare, partendo da cartine e spazi verdi comunali liberi e a disposizione. Sono state poi definite le specie maggiormente adatte per i luoghi scelti, partendo dalle piante disponibili all'interno dei vivai regionali. Il gruppo ha poi scritto un patto di collaborazione, che possa essere anche un esempio da poter riproporre anche in altre occasioni tra cittadini e amministrazione. Sono stati svolti numerosi incontri in presenza e online per definire i dettagli dell'azione. Il progetto si è concluso il 19 marzo 2022 con la piantumazione di 70 nuove piante lungo la ciclabile di Via Ferrarese a Cento e nel parco di Via Bondenese a Casumaro. Oltre alle zone in cui si è sperimentata questa azione, il gruppo di lavoro ha anche creato una lista delle aree verdi comunali disponibili in cui poter eventualmente piantare in futuro.